cara Pontedera, risiamo di già arrivati al Natale 2020, tutti quarantenizzati in casa. Il mio amico Franco l'avrà fatto il presepe artistico. Non ho saputo più nulla. Caro Babbo Natale, stai attento, te sei vecchio, vai piano in quella arrozza. Un esgassa troppo vespotteri. Stai a distanza dalla gente e non ti scordar di mettere la mascherina. O quelle porrerenne, du la lasciate. Davan forte anche loro però, eh? E ci credo. Ti piace l'aglio che lo mangi a spicchi interi anche a digiuno la mattina? E davan sì forte. O Pontedera l'hai ancora vista? Come l'hanno illuminata anche quest'anno? C'è l'orto dei sogni e tutti i peperoni a giro. Ma hanno anche domandato, quando è passate tutte le feste, queste belle verdure si pole anche? No, signora, non lo vede, son finte. Oh, mamma mia, Ora può andare il corso tranquillo, tranquillo, non ti pesta più nessuno. Arrivi in due il toro, non ti scordar di salutarlo, porta fortuna. Poi, du ti giri, finché caschi in terra a sedè. E, miracolo, vedi tutte le lucine, fuori e dentro il capo, colori dappertutto. Resti come colpito. Ti rialzi, e sempre in buona tranquillità di un essere pestato, prosegui, cic, ciac, cic, fino al bar della posta. Subito dopo c'è l'uscio del comune e ti ci accapi. Lì c'è arte in preghiera. Color sanctus. Te chiudi gli occhi, fai il tuo miglior pensierino e lo lasci lì insieme a tutto. Io ti consiglio poi di andare fino in piazza del Fiore. Lì ci trovi Andrea, che un semma mosso. Par che ne stacchi gli occhi dal purmino luminoso e n'hanno messa a piedi. Sembra quasi che ci voglia montare sopra. Oh Babbo Natale, guarda se parli un po' in or virus e lo convinci a fare un bel bagno in Arno. Così si ammala un po' anche lui. E noi si spera e capisca cosa vuol dire essere malati. Insomma, parlaci un po' te e senti cosa vuol fa' con noi che ci siamo rotti le palle e l'arberino a forza di stare in casa impauriti. E poi non si guadagna nulla e va a finire che siamo tutti sciagattati. Coi bimbi che ci guardano vicino all'arberino illuminato, con la televisione accesa e sembra incantata su un argomento solo. E te lo tira in faccia a tutte le ore. Mamma mia, De. E ci si paga anche l'abbonamento. Guarda un po' se ci può fare qualcosa a te, Babbo Natale. E poi ti voglio chiedere un'altra cosa, piuttosto importantina. Metti qualche regola nel cervello a tutti quelli e dian di incrementare compiute. Fanni a picche e l'ora di ragionarci un po', e di guardare di fare una cosa ponderata. Non si può mica arrivare a mettere anche sul pane. In tante cose va più che bene, ma così ci esce dal cuore. E per creare guadagno o per pianificare un tornaconto, ognuno inventa qualcosa per tirarti a computerizzare. Vigila bene che venga utilizzato per scopi necessari, che non vada a finire come strumento di prepotenza in mani sbagliate. E poi pensiamo un po' anche a bimbi. E bimbi, poverini, hanno bisogno del prato, di giocare con gli altri bimbi, perlomeno vi. Invece c'hanno il tablet, il telefonino, l'asa piena di gioini, e non sanno più distinguere una mela da una pesca, una gallina da una pecora. E crescano in un orientamento monoculare. Profitto, denaro, denaro, profitto. Questo è il nostro progettare futuro? Fai un po' di buon ordine in dei cervelli.
La vita deve essere goduta, non patita. Così come ora gli è più patita che goduta. E qualcuno è lì che ci fioretta, che ben che ce la levino. Non si dà mia da fa per aiutare a fare un po' di pulizia di idee. Per lui gli è meglio rompere tutto e buttare via. Così si ricomincia, senza pensare che a ricominciare da capo è ben più fatioso che fare un po' d'ordine e portare pulito il giusto. Caro Babbo Natale, t'aspetto quando vieni. Si beve un bicchiere di vino, parlando dei riordi quando venì da me che ero bambino. Allora avei le renne a panelli, con quella slitta bianca d'innevata. Oggi anco te viaggi come spotteri e la rozza è chiusa e riscardata. Il tempo cambia le ose e invecchia il mondo. Son nonno e in questo mese divento più giondo. No, nonno, cambian gli strumenti, il mondo è sempre uguale. E me ne accorgo sempre quando viene Babbo Natale. Thank you.
Thank you.
Il Natale della speranza, perché tutti abbiamo la speranza di uscire da questo virus. È una notte silenziosa e piena di mistero. Nel cielo le stelle risplendono di una luce soffusa e nuova e accarezzano gioiose la luna. È la notte di Natale. Pontedera mi appare quasi irreale, con addobbi originali, personalizzati e con tanti soggetti artistici sotto un manto festoso di luci, regalandomi mille emozioni, con una musica soave tra le note segrete del cuore risvegliano profumi di anni verdi. I miei pensieri si accavallano in baci e abbracci virtuali, risonanze di intense vibrazioni dell'anima. Grazie Pontedera per avermi fatto sognare in questo Natale così difficile. Cammino a passi leggeri con una nuova speranza nel cuore per il nuovo anno che verrà e che torni a splendere il sole dopo questa tragica tempesta, e per tutta l'umanità sarà storia. Ciao, ciao. Ciao Liliana. Ciao. Libertà. Vorrei essere un uccello e nascondere il capo sotto l'ala per dimenticare gli affanni, i tormenti. Vorrei essere un uccello e volare negli spazi infiniti del cielo e gridare la mia libertà. Vorrei essere un uccello per cantare la mia gioia al sole che sorge, la mia tristezza al sole che tramonta. Vorrei essere un uccello per volare su acque tranquille e spazi ameni e annegare i miei pensieri nell'immensità azzurra del mare. Pontedera questa sera non è bianca, non è nera, tutta d'oro si è vestita, vuole fare una partita. Vuol vedere se la vince contro il Covid che ferisce, che si sente già vincente contro il gruppo della gente, ma non sa che per la festa tutti insieme riuniti, in spirito e col cuore vinceremo con onore. Il Natale negato. La città si è accesa di luci, preludio di festa. Rimbalzano bianche e rotonde sfere cristalline sulle mura scarne delle case. Nelle piazze cascate di stelle come salici piangenti chinati a spargere tristezza dentro un gelido vento di novembre. Lungi dalla mia casa, sprazzi di vita mescolati a silenzi, le strade vuote annunciano che sarà tutto diverso, spoglio e solitario avvento senza sfarzi dorati e litanie. Veli di nebbia trinata e grigia, amica di finestre opache, sono prigioniera di pareti in compagnia di un morbo che mi ruba le ore più belle, annegando malinconie tra gli spazi vuoti dei respiri. Spargo preghiere tra i passi incerti, chiusa nell'ombra
aspettando invano un Natale negato che non ci sarà. Solo la Natività potrà fare il miracolo e donarci quel pezzo di vita rubata per accendere nei nostri occhi spenti luce di comete e luce di speranza per illuminare il nostro cammino. Natale con la pandemia. Quest'anno Natale andrà a passare, non vedo l'ora della sua primavera. Il ceppo allora forse arriverà e porterà un regalo a Convardera. Qual è il più bel regalo che ci può fare? Per ora sembra quasi una chimera. Ma il vaccino, vedrai che arriverà. Andrà a finire sto vao, questa bufera. Sto Natale non sarà come l'altro anno. Se ci si arriva sarà solo per caso, senza parenti, in casa, fra due panni, sempre più triste da pensieri invaso. Natale e mascherina, non ci sono ganni, a bocca chiusa e copriti anche il naso. C'era una volta Pontedera. Ogni tanto rivolgo il mio pensiero al passato e nel confronto vedo oggi una Pontedera diversa, una città che, come tutte le altre città, in questi ultimi 40 anni ha cambiato volto. Inevitabile e scontato, penserà qualcuno. Certamente, ma non sempre e non per tutto. I ricordi affiorano. Per noi che avevamo 10 anni nel 1968, era divertente attraversare la base in cemento dello scolmatore, dall'alto di una sponda fino all'alto dell'altra sponda, in bicicletta. Oggi non sarebbe più possibile, anche perché adesso è pieno di erba alta e perché i bambini non giocano più con la bicicletta, ma con i giochi elettronici. Ricordo che la mia nonna mi portava a mangiare i bomboloni con la panna dalla Vera, buonissimi. Adesso, al posto di quel locale, c'è un negozio di abbigliamento, credo, in franchising. C'era il Cinema Roma, dove ho visto con mio padre Mary Poppins, che adesso non c'è più. Noi che avevamo 20 anni nel 1978 ci ritrovavamo al Bar Gambrinus sul piazzone. Adesso al posto del bar c'è una banca. Andavamo a comprare un cappotto o un vestito dalla Elba o dal Meucci, le scarpe dalla Capannini. Erano negozi storici di Pontedera, come la bellissima e antica merceria Bellincioni, che ahimè sono scomparsi. Al loro posto ci sono esercizi commerciali in franchising o comunque uguali a quelli di tante altre città. Noi, che avevamo 22 anni nel 1980, andavamo in una mescita, la Polveriera, vicino alla Pescheria, dove veniva a bere un bicchiere di vino o più Toppino, un personaggio simpaticissimo che quando aveva bevuto un po' di più urlava rivolto a chi gli diceva qualcosa che non gli tornava: arrestateli! E tutti noi ridevamo di gusto. La Polveriera adesso è un ristorante raffinato. Certo, ora molte cose funzionano meglio, l'illuminazione del Natale è più bella, ma il volto della mia città non è più lo stesso. Alcuni locali storici esistono ancora, come il negozio di abbigliamento Chiarugi e come la pizzeria Camillo, dove si mangia la cecina più buona del mondo, il bar La Posta, dove si mangiano ottimi bomboloni con la panna, e il bar Baldini, luogo gradevolissimo dove ritrovarci.
per favore, almeno voi resistete, nonostante le difficoltà di questo periodo tristissimo e difficile. Vorrei soltanto che Pontedera non diventasse una città fotocopia. Auguro a tutta la città un buon Natale e speriamo un sereno 2021.